Oltre che la Juventus della rapidità e della fantasia, comincia ad essere sul serio anche la Juventus di Maifredi, agile negli schemi e affiatata negli automatismi. La Roma dell'avvio di gara tiene il passo dei bianconeri, rischiando addirittura di portarsi in vantaggio con Giannini. Ma nel giro di 6 minuti i padroni di casa ritrovano la concretezza che soltanto l'opportunismo di Schillaci sa garantire. Il primo gol scaturisce da un'iniziativa di De Marchi, mentre il secondo mette in evidenza uno dei grandi protagonisti della domenica, e cioè un irresistibile, saettante e ispirato, Hensler. Fermare Baggio è già un'impresa, fermarne un altro diventa pressoché impossibile. Nella ripresa la Roma pare trasformata, attacca con veemenza e sicuramente meriterebbe maggior fortuna quando Giannini si trova nuovamente a tu per tu con Sacconi. In tutta risposta la sorte spedisce alle spalle di Zinetti un rocambolesco pallonetto di Aldair e così i giallorossi si deprimono mentre i bianconeri recuperano la concentrazione perduta. Schillaci mette a segno la sua terza rete personale e i 9 bianconeri contro 10 giallorossi per la triplice espulsione di Di Canio, Nela e Julio Cesar che vedremo più tardi. Baggio firma la quinta rete per la quinta sconfitta esterna consecutiva della Roma.